La voce del padrone è l'album che, attraverso il quale Battiato si è presentato al grande pubblico e il suo documentario parla proprio di questo. Che cosa ha significato questo album per la musica? È uno spartiacque della carriera di Battiato e certamente anche per la musica pop italiana, perché Battiato prima era un artista conosciuto più per la musica sperimentale che per le sue canzoni più leggere, anche se aveva fatto già qualche piccola incursione. E quest'album invece lo rende popolare, popolare a tal punto che è il primo album ad aver raggiunto il disco d'oro, cioè 1 milione di copie. 1 milione di copie nel 82, poi diventeranno molti di più in realtà nel corso degli anni, quasi 2 di milioni fino a oggi. E questo è un unicum nella storia della musica italiana. L'altro elemento interessante è che ci troviamo davanti un artista che racconta la propria arte in maniera diversa da quello che era successo, cioè lui diventa popolare mantenendo un certo livello di cultura. Infatti il documentario si apre con una decostruzione narrativa, musicale, di centro di gravità permanente che è impressionante. Io devo dire, insomma, io mi sento molto un privilegiato quando sono sul set e faccio delle interviste e così via, però in quel momento mi sentivo come se fossi, non so, come un miliardario qui nella Baia di Taormina sul suo Panfilo, perché, cosa che magari non mi interesserebbe, ma invece mi piace, perché mi sentivo esposto all'arte, al talento, a capire quanto Battiato fosse un genio e ad ascoltarlo e poterlo così raccontare al pubblico che vedrà questo documentario. E infatti proprio in quella prima scena si dimostra come lui fosse un cantatore molto complesso, ma anche immediato, lui riusciva a conquistare tutti. Si è dato una spiegazione di come riusciva ad essere alto ma popolare. No, non credo di essermela data, ma penso che sia difficile per chiunque. Credo che possano esserci delle ipotesi, però Battiato aveva una cultura immensa e aveva avuto una gavetta lunghissima, quindi lui aveva mescolato questi elementi, cioè dell'uomo che da un lato studia Stockhausen e dall'altro però magari per mantenersi fa le feste di piazza. E al tempo stesso, la sua grande capacità di concentrazione, di essere sempre presente a se stesso. E questa è una cosa che, per esempio, nella scena della reunion della band, che dopo 40 anni non si vedevano, questa è stata anche molto commovente, poi in realtà avremmo potuto fare un documentario solo di quella sequenza, si capisce la grande semplicità che aveva Battiato nell'approcciarsi all'esibizione dal vivo, il grande piacere che aveva della musica, ma al tempo stesso anche la capacità poi di tirarsi indietro e di restare 2 passi indietro per rispettare la propria intimità spirituale, la propria capacità di meditazione. Credo, insomma, è sempre difficile quando uno usa la parola mistico, no? Perché sembra quasi che voglia avere una connotazione differente o forzata rispetto a quello che è. Non è così. Battiato era un grande mistico che però ascoltava la musica, conosceva la musica e riusciva appunto nelle sue canzoni a essere alto e popolare al tempo stesso, divertente, enigmatico e al tempo stesso, non so, quando fa le cover dei grandi brani, restituire una sua interpretazione personale di brani molto molto popolari che conosciamo e amiamo. Quando Vincenzo Mollica, il più grande giornalista italiano musicale, amico di tutti, ma anche capace di fare delle domande profondissime, mi chiede: cosa vuoi che resti di te? A Battiato, ovviamente. E Battiato risponde: un suono. Ecco, noi, il documentario si apre con un suono, si chiude con un suono, perché io credo che la dimensione sonora e musicale di Battiato sia quella che in qualche maniera è già eterna. Io sono stato molto fortunato con questo documentario perché le cose che sono successe in questo documentario, io non sono credente, sono molto laico, però tutto sembrava che fossimo guidati da qualcuno. E sarà stato Battiato? Me lo auguro. Sarà stato il caso,
o anche semplicemente necessità di raccontarlo, non lo so, però era molto importante per me che Battiato fosse non solo omaggiato, non fosse celebrato, ma fosse anche raccontato e scoperto in maniera molto intima. E questo viaggio intimo, questo viaggio forse più che intimo, sentimentale che facciamo da Milano a Milo, serve a raccontare proprio questo. Prossimi progetti. Poi i progetti, due sono stati già annunciati l'altro giorno per Insistirai. Io ho un documentario su Sofia Loren che uscirà il 20 settembre, un documentario a cui l'ho dato l'anno scorso, complicatissimo perché è il documentario più importante mai realizzato sulla Loren, dal piano dei materiali che sono stati usati, che racconta tutta la sua carriera. Noi abbiamo 8 decadi della vita di Sofia Loren raccontate tramite foto rarissime, inedite, filmati. Poi è stato annunciato questo documentario su Massimo Troisi che faremo con un grande narratore che ci porterà a scoprire Troisi, sarà annunciato prossimamente. E poi sto finendo, sono, diciamo, incomincio il montaggio proprio quando torno da Taormina, il documentario sulla storia degli studios hollywoodiani in Italia, che è una storia mai raccontata prima.